Con il vice sindaco di Subiano, Paolo Domini, insieme all'amministrazione comunale di Subiano, ci troviamo al Castello di Valenzano per il Festival Valenzano Symphony. Un luogo che naturalmente da 26 anni proprio così ospita questo festival, grazie naturalmente anche a Marino Franceschi e naturalmente anche a Marco Franceschi, che oggi porta avanti qui un'attività molto interessante. Ecco, questo festival che diventa sempre più importante, anche se naturalmente passa dal classico ad altri generi musicali. Sì, un festival che finalmente torna nella sua sede naturale e ci torna dopo un anno chiaramente tribolato, ma che ci dà l'opportunità di poter arrivare a riscoprire la musica e riportare la musica, la bella musica in queste mura, e la possibilità di poterlo fare stasera con un primo spettacolo propriamente classico che introdurrà comunque un programma molto variegato che vedrà un po' tutti i generi musicali di bella musica nuovamente in queste stanze, in questo ambiente. È bello e piacevole poterlo fare con Oida, perché l'apertura di Oida è sempre, diciamo, un qualcosa di particolarmente gratificante, perché sappiamo il grande impegno e la grande professionalità che c'è dietro, con i musicisti che chiaramente sono del gruppo e si compongono, e chiaramente con Giulio e Massimiliano Cuseri, che sono nostri concittadini, comunque sono parte di quello stesso mondo e hanno ormai un sodalizio artistico consolidato con appunto l'orchestra di Arezzo. Quindi è particolarmente piacevole trovarsi qua, e per noi naturalmente una tradizione che ci piace portare avanti e che vorremmo che possa durare il più a lungo possibile, anche perché come dire, un prodotto che, come sappiamo, è riconosciuto, ha un valore, diciamo, che va ben oltre i confini del nostro comune, ha un riconoscimento da parte della provincia, della regione, che in questo prodotto ha riconosciuto il proprio patrocinio, un evento che ormai ha una sfera di interesse al di fuori anche dei nostri territori tradizionali. Quindi ci fa piacere poi che questo venga sostenuto anche da diversi sponsor anche qui presenti stasera, che credono nella bontà di un progetto musicale effettivamente di qualità e che, grazie al lavoro che il direttore artistico Giulio Cuseri sta portando avanti, ogni anno si differenzia e ci porta sempre diverse tipologie di musica. Quindi è la cosa più bella, che mi auguro che il pubblico presente anche stasera, vedo in gran numero, possa apprezzare sempre di più. Una banca per il territorio, una banca anche per il Valenzano Symphony. Ma sì, naturalmente, a noi fa piacere sostenere le iniziative che valorizzano il territorio, i bei luoghi del nostro territorio e anche le belle professionalità, insomma, in questo caso musicisti, che ci allieteranno sicuramente in questo spettacolo di cornice. E quindi ci fa piacere sostenere queste iniziative, perché sono l'espressione appunto del territorio, della cultura, e credo che comunque dobbiamo tutti essere attenti alla cultura, perché è un grande aiuto per il nostro turismo e quindi per la nostra economia. Castello di Valenzano, Valenzano Symphony prende il via qui in questo luogo sulle pendici dell'Alpe di Catenaia. Direttore artistico è Giulio Cuseri, primo appuntamento, un grande protagonista, il pianoforte insieme a Massimiliano Cuseri, un grande quartetto d'archi, quello di Oida, e poi naturalmente un altro solista, sempre Giulio Cuseri, al clarinetto, le musiche di Mozart e le musiche di Weber. Ecco, una serata come? Beh, una serata prettamente classica, diciamo, cioè il repertorio è proprio specifico per gli amatori della musica classica e romantica, perché con Weber già arriviamo agli inizi dell'Ottocento, insomma, quindi è... andiamo un po' più avanti. E il concerto 488 di Mozart è un concerto meraviglioso, e in questa versione ovviamente è limitata, diciamo, la versione orchestrale al solo quartetto d'archi, che però non fa rimpiangere, insomma, l'assenza dell'orchestra più ampia. Il quintetto di Weber invece è un'opera successiva, ovviamente essendo l'autore nato più tardi, e è originale perché
clarinetto e quartetto d'archi. È una curiosità, Weber ha scritto questo quintetto per un clarinettista dell'epoca tedesco, Erich Berman, è un clarinettista di grande virtuosismo per l'epoca, considerando anche che lo strumento non era tecnicamente come lo vediamo adesso. E perché non ha scritto il concerto, o meglio, ha scritto anche due concerti, ma poi a Berman gli ha scritto questo quintetto perché andava a suonare in delle situazioni dove non trovava un'orchestra e quindi non poteva eseguire i due concerti che Weber aveva scritto, e però trovava il quartetto che lo poteva accompagnare nel quintetto. E, come dicevo, il quintetto, un brano molto virtuosistico, insomma impegnativo per il solista, ma anche per il quartetto, perché non è che fa la parte dell'accompagnamento, il quartetto è proprio una parte importante che si alterna con il clarinetto dialogando, insomma, quindi sentirete un brano molto difficile e però anche di gusto e senz'altro sarà apprezzato. Thank you.
Nella prima parte, proprio dedicata al KV488, importante anche il solista, insieme naturalmente a quello che è l'orchestra, in pratica in questo caso, dal Quartetto d'Archi. Massimiliano Cuseri arriva naturalmente con una formazione importante, un pianista che sta girando anche la nostra Europa. Sì, devo dire che Massimiliano ha avuto il merito, ma anche la fortuna, diciamo, di vivere delle situazioni importanti come quella di Montepulciano che dicevi tu, ed anche altre. Per esempio ha una formazione con alcuni suoi amici di musica contemporanea e sono stati ora ultimamente a suonare in Germania, dove hanno vinto un concorso internazionale. Hanno compositori moderni, attuali, che scrivono specificatamente per il loro gruppo e quindi sono, diciamo, lanciati verso un continuo di concerti molto importanti, ecco, insomma. Io sono molto contento per lui perché, insomma, avendolo visto crescere avendolo un po' coccolato con la musica, sono gratificazioni che mi danno veramente tanta gioia. OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, vuol dire che in pratica ci si modifica secondo le esigenze, secondo le necessità, quindi un'orchestra grande, piccola, un quartetto o che altro. Esatto, e diciamo che questo è sempre stato il nostro DNA, no? Cercare di muoverci in questi organici diversi e passando anche da generi diversi, quindi siamo dal pop con Cristicchi, con il quale lavoriamo sempre molto, Mogol, De André, fino alle sinfonie, un bellissimo concerto del 2 giugno che abbiamo fatto, eravamo invece un'orchestra di quasi 60 elementi in cui abbiamo affrontato un repertorio classico. Ci piace, ci divertiamo molto a variare e a presentare al nostro pubblico questi programmi anche sempre diversi. Che cos'ha di particolare un Quartetto d'Archi? Ma il Quartetto d'Archi è, come formazione, è una delle più amate dai compositori, cominciare da Haydn, che diciamo che è stato il maestro di questa formazione, ma Mozart, fino agli autori più moderni. Il quartetto racchiude un po' quello che è, appunto, parlavamo prima del sostituiamo l'orchestra, ecco. Diciamo che ci sono tutte le prime parti dell'orchestra, il primo violino, il secondo, la viola e il violoncello, quindi ci sono un po' tutti i registri che vengono toccati, quindi dall'acuto fino al più grave. È una formazione molto duttile, è usata tantissimo anche nella musica moderna. Mi viene da pensare a Battiato, che c'era il quartetto italiano, il giovane quartetto italiano, che lui lo portava con sé in tournée perché proprio gli piaceva questo timbro, questa riporta un po' proprio il sapore classico, no, della musica e il quartetto. Stasera, insomma, classico con Mozart e poi con Webern sicuramente è proprio l'espressione massima, ecco, del quartetto.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
un nuovo successo per Oida con il suo quartetto d'archi. E insieme a Lorenzo Rossi però parliamo di una mission proprio di Oida, che è quella dell'educazione, educare i giovani alla musica, educare comunque un territorio alla musica. Questo è un progetto al quale teniamo tantissimo, noi collaboriamo molto anche con le scuole, con il liceo musicale in primis, ma anche con tutte le altre realtà. Abbiamo fatto la stagione da camera in cui ogni concerto è stato aperto da un ensemble di ragazzi delle scuole medie della provincia di Arezzo. E è un percorso che anche quest'anno, per il secondo anno, andremo avanti fino a Chiusi della Verna, dove ci sarà la seconda edizione del nostro campus, che ha avuto un successo incredibile. Ci sono iscritti tantissimi ragazzi, quindi è un campus residenziale dove i ragazzi saranno lì a mangiare, dormire e lavorare tutto il giorno. Tantissimi operatori guidati da Wolfgang Godami, che sarà il direttore, e con il supporto fondamentale di Spazio Seme, Gianni Bruschi, Leonardo Lambruschini e Francesco Botti, che arricchiranno ulteriormente questa proposta. Orgogliosamente banca del territorio, proprio così si definisce proprio la banca di Anghiari e di Stia. Essere una banca cooperativa, una banca delle persone, una banca, diciamo, di persone per le persone, diciamo noi, no? È un po' il luogo comune, ma in realtà è la verità che siamo a disposizione. Noi ci piace parlare con la gente, essere al servizio delle persone. Io spesso ai miei collaboratori dico: noi dobbiamo essere al servizio, perché non è una diminuzio, no? Non essere servili, però essere al servizio, perché il territorio ha bisogno delle banche come noi, e l'economia, vedo sempre più, ha bisogno delle banche che credano, insomma, nelle nostre imprese, nei nostri piccoli artigiani, commercianti, che in questo momento, insomma, si stanno riprendendo da un periodo difficile, e quindi dobbiamo sostenerli.
Grazie a tutti quanti voi presenti. Noi vorremmo farvi adesso noi un applauso, allora, no? Ve lo facciamo, credo. È giusto, ma glielo potremmo fare con la musica. Guarda, se ti chiedo un... No, si può fare? Vediamo un po' che cosa viene fuori. Ecco, quindi, vediamo, non lo so, quindi facciamo... Questo è l'applauso di Erika Capanni. E poi per voi c'è l'applauso di Lorenzo Rossi. L'applauso di Lorenzo Rossi a tutti quanti voi. L'applauso di Serena Burzi. E perché no, a voi l'applauso di Elisa Pieschi. Bene. E poi ci sono i solisti, lasciamo Massimiliano naturalmente che quello porta un po' indietro, ma il saluto sempre da parte del clarinetto di Oida è... Giulio Cuseri. A tutti quanti voi, grazie dal Castello di Valenzano per il Festival Valenzano Symphony che ha preso avvio e vi aspetta la prossima settimana. Grazie mille per essere stati con noi, grazie.